Risultato di tutto rispetto per l'edizione 2021 del mercatino di Natale che domenica 5 dicembre si è svolta in quel di Valperga, pubblico delle grandi occasioni per la manifestazione che ha coinvolto l'amministrazione comunale e tante associazioni del paese, capaci di unire le forze e di realizzare una giornata riuscita e partecipata. Tante le bancarelle, gli spazi dedicati ad hobbisti e artigiani, momenti di musica, spettacolo e divertimento per tutte le età, che hanno caratterizzato un'iniziativa che si è aperta sin dalle 9 del mattino. Camminate, laboratori per i più piccoli, sketch teatrali, esibizione del coro della scuola primaria di Valperga, premiazione dei bimbi, sono solo alcune delle diverse proposte che nel corso della domenica hanno portato nel centro del paese, chiuso al traffico veicolare nell'occasione, tantissima gente. Il tutto per la soddisfazione degli organizzatori, a dimostrazione che l'unione fa la forza. Nell'ambito della kermesse si è tenuta nel cortile del municipio la cerimonia di premiazione del progetto Legalità, Io rispetto le regole, realizzato dall'associazione Enzo d'Alessandro Onlus, guidata da Carmela Ciuro. Premiati alla conclusione dell'iniziativa portata avanti con i bambini, gli scolari delle classi della scuola primaria statale Istituto Comprensivo Valperga e Istituto Comprensivo Cornier, alla presenza della dirigente scolastica Oria McKelly, del sindaco di Valperga Walter Sandretto e dei numerosi familiari dei piccoli. Un progetto che Carmela Ciuro, con la sua associazione, porta avanti da anni, con l'obiettivo di insegnare ai bambini i vari aspetti della legalità nel quotidiano, partendo dalle cose più semplici come la raccolta differenziata. Un'iniziativa che coinvolge entusiasmi piccoli e genitori, che ogni volta commuove Carmela Ciuro, ripagandola di tutto l'impegno messo nella realizzazione del progetto.